ormai è fatta, il messaggio è stato inviato e adesso devo solo aspettare una sua risposta. Manca poco al primo compleanno di Ilary e Siria deve ancora decidere se invitare alla festa il ragazzo che le piace. Per la prima volta ha incontrato qualcuno capace di farle dimenticare il suo grande amore, il papà di Ilary, che l'ha lasciata. Ma dopo essere stata tanto delusa e ferita, ha paura di rimettersi in gioco. Secondo te lo dobbiamo invitare al compleanno? Lo invitiamo, mandiamo un messaggino, che dici? Davvero? Io non lo so, sai, mi devi convincere. Questo ragazzo ha di speciale che mi faceva sentire importante. Ora scrivo un messaggio e vediamo, poi decidiamo insieme se lo invio, ok? Non solo come mamma, ma come ragazza. Va bene, lo scrivo. Siccome sono una persona che se devo parlare di persona, diciamo, ci penso 2-3 volte e poi magari mi trovo lì e non dico niente, o dico tutt'altro. E quindi magari un messaggio. Proviamo a mandare un messaggino. Forza e coraggio, ce la faremo prima o poi. Allora. Io vorrei invitarla al compleanno di Ilary perché ci tengo e quindi credo che te lo chiederò. Poi cosa devo dire? Stavo lì che lo leggevo, rileggevo, cancellavo, riscrivevo, rileggevo e... Oddio, scritto. Prima di decidere di mandare il messaggio ho aspettato un bel po', l'avevo scritto. Tu dici la vita è una, no? Il mio dito non premeva invio. Tata. Lo schiacci tu, Ilary, invio. Ilary. Non cambiare parole. No! L'hai mandato! Ilary! Mandami! Quel momento... Sono proprio, il mio cuore è esploso, avevo la tachicardia a 1000. Guarda cosa hai fatto! Mannaggia tua! Online, l'ha già letto, oh, madonna mia! Madonna. No, mi sento male, oh mio Dio! Ormai è fatta, il messaggio è stato inviato e adesso devo solo aspettare una sua risposta. Ce l'ha letto, oh mio Dio, no! Siria non sapeva se inviare il messaggio al ragazzo che le piace. Così sembra che Ilary lo abbia fatto al posto suo.